Rassegna stampa di oggi, 6 febbraio 2018, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Dell'Utri resta in carcere, i giudici respingono di nuovo la richiesta di scarcerazione per motivi di salute. Già il 7 dicembre scorso il Tribunale di Sorveglianza Capitolino aveva respinto la richiesta di sospensione della pena, spiegando che le condizioni dell'ex senatore sono buone e nonostante le sue varie patologie, la detenzione può ancora assumere carattere rieducativo. Nonostante tutto, però, sono stati diversi gli esponenti politici che hanno auspicato la liberazione del fondatore di Forza Italia, che ora aspetta l'8 marzo, quando i giudici di Caltanissetta si esprimeranno sul suo processo di revisione. Corruzione, 15 arresti. Ci sono il PM Longo, l'avvocato di Eni Amara e Bigotti, imprenditore del caso Consip, una rosa di nomi eccellenti e frequentatori assidui delle cronache giudiziarie, quelle finiti nell'inchiesta delle procure di Roma e Messina, protagonisti di due associazioni a delinquere. Spicca il suolo il ruolo dell'ex pubblico ministero di Siracusa, il quale in cambio di soldi e vacanze avrebbe aperto procedimenti giudiziari fittizi per venire a conoscenza del contenuto di indagini di altri colleghi e di tentare di inquinare importanti inchieste. Renzi e Berlusconi, senza maggioranza si torna al voto, ma uno esclude solo Lega e Movimento 5 Stelle, l'altro rifiuta il patto anti-inciucio. Tutti giurano, in caso di pareggio si fa come in Spagna, nuove elezioni a giugno. In realtà i segnali sono diversi, tanto che il leader del PD propone all'avversario di modificare insieme il trattato di Dublino, mentre il capo di Forza Italia dice che in Germania la grande coalizione c'è da 70 anni e non c'è niente di male. Rousseau, individuato e denunciato 26enne veneto responsabile dell'hackeraggio alla piattaforma del Movimento 5 Stelle, lo studente di 26 anni accusato di accesso abusivo al sistema informatico. Casaleggio ha detto: spero vengano individuati al più presto anche i mandanti e gli eventuali finanziatori delle operazioni criminali contro Rousseau, il Movimento 5 Stelle e i suoi iscritti. Processo escorto di Bari, atti alla consulta dopo istanza difese su legge Merlin. La terza sezione della Corte di Appello, dinanzi alla quale si sta celebrando il processo di secondo grado sulle donne accompagnate fra il 2008 e il 2009 dall'imprenditore barese Giampaolo Tarantini, nelle dimore dell'allora Presidente del Consiglio, ha accolto l'istanza presentata da difensori e sospeso il processo. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.